Siamo in diretta nel match alla quarta giornata che vede opporsi la Jedimax in svantaggio contro la squadra di Calciotto per 4-0. La partita che non ha molto da dire, il vantaggio della squadra di Calciotto meritato e ineluttabile, come nei pronostici. Effettivamente stanno riuscendo a chiudere la squadra avversaria tutte le occasioni e soprattutto a segnare come un rullo compressore, sfruttando tutte le sbavature difensive e le difficoltà di manovra che presentano evidentemente gli uomini di Trinchillo. Comunque se la stanno giocando. Provvisoriamente c'è da dire, primi in classifica ragazzi la squadra di Calciotto, da soli a punteggio pieno dopo la sconfitta nella partita precedente fra Outsider e Old Friends. Questi ultimi hanno vinto, per cui frenati gli uomini di Raccetti, adesso con questa vittoria i ragazzi Barbieri si troverebbero soli al comando, e a meno che non si verifichino sorprese, quanto pare sarà così. Siamo a questo calcio di punizione di Olmo, che non trova lo specchio. Il rinvio di Piccolo, gioca vicino per Gianni Di Maio, sale palla al piede del difensore, cercato Salvi, lo stop a seguire, la riesce a tenere in campo Salvi, punta botta, Morbido dentro a cercare Trinchillo, buono lo stop, Barbieri interviene prima dell'attaccante che non riesce più a trattenere il pallone. Allora occhio alla ripartenza con Olmo, autore di una grande partita, assist appena entrato in occasione dell'1-0 e poi ancora un gol decisivo. Stabile, torna la doppietta, la palla ancora per Olmo, Olmo salta il portiere, Olmo, il salvataggio di Palumbo che non basta però a togliere dalla rete il gol di Olmo. La doppietta è il 5-0 per la squadra di Calciotto. Trinchillo tocca per Mauriello, ancora un palo sfortunato per Walter Mauriello nel primo tempo, rovina apertura, vero difficoltà, forse un po' di sfortuna a trovare la rete per i ragazzi Maia Bianca, e non oggi, anche nelle scorse uscite. Reale punta Baratto, occhio ancora in genere in un primo tempo Gianni Di Maio che per recupera palla punta Ciotola, allarga a Palumbo che non si era mosso per niente. Messa laterale, capitan Barbieri tocca Olmo, Olmo in campo aperto, viene fermato Salvi, si appoggia Di Maio, pressing alto, poi c'è Mauriello, Mauriello prova a allargare a Palumbo, Palumbo tocca a Trinchillo, ancora Trinchillo sbaglia il passaggio, favorisce la ripartenza dei gialli, stabile, sbaglia lo stop per fortuna perché la Jedimax era scoperta. Nicolella tocca a Salvi, Salvi allarga per Di Maio, Di Maio prova a lanciare dentro per Reale, poi Mauriello raccoglie, Mauriello prova a fare tutto da solo, il tunnel, un rimpallo vittorioso, poi allarga a Palumbo, ancora un altro ritardo, riesce però a tenere la palla in campo questa volta, guadagnando anche rimessa laterale, battuta subito per Salvi, si divincola da un avversario, Salvi il mancino, palla alta in un soffio, buona palla gola per i ragazzi della Jedimax che provano quantomeno a far sentire la propria voce. Ciotola porta a spasso la palla, ostacolato fallosamente da Salvi. Barbieri, lungolinea per Olmo, Nicolella prevale, esce palla al piede, prova a servire Trinchillo, in due riescono a chiudere questo lancio. Poi ancora la ripartenza, Ciotola è stabile, Ciotola centralmente, Olmo di prima cerca stabile, Mariello la sporca, c'è anche l'inserimento di Ciotola. Occhio alla ripartenza della Jedimax con Reale che tocca a Trinchillo, la difesa è schierata, Trinchillo ancora, aspetta poi allarga a Salvi, Salvi prova a chiudere il triangolo, Cafasso svirgola, il calcio d'angolo. Salvi, secondo palo, c'è botta,
che mette fuori, poi stabile. Non c'è fallo di Di Maio, che recupera palla. Di Maio ancora prova ad andare in mezzo a due. Alla fine prevale Baratto. Possibile ripartenza della squadra di calciotto con stabile. Stabile poi pesca sulla sua. Ciotola. Ciotola sale palo al piede. Si ferma. Ciotola serve stabile ancora. Adesso palleggia davvero bene la metà campo avversaria, la squadra della squadra di Mario Barbieri, che ovviamente non deve fare altro che gestire il vantaggio. Barbieri si appoggia addirittura a Curcio. Occhio Salvi, prova l'interdizione. Botta, guadagna palla. Poi Olmo. Stabile. Ciotola. Ciotola prova pensa al destro. All'alto, sopra la travesta. Seguiamo quest'ultima occasione prima di interrompere il collegamento. Scurrile. Colella. Di Maio. Sarebbe sulla sua Trinchillo. Trinchillo c'è Cavasso contro. Preferisce la gara a Palumbo. Palumbo da dentro. Poi Mauriello. Mauriello. Occhio, vediamo se libera il destro. Lo fa. Tiro senza troppe pretese. Sul punteggio di 5-0 interrompiamo il nostro collegamento. Eccoci con Stabile, il migliore in campo in questa gara vinta dalla squadra di calciotto per 6-2 contro la Gedimax. Una partita che avete dominato nel primo tempo, forse siete un po' calati sul finale, imponendovi poi con un ultimo gol che ha chiuso definitivamente i giochi. Soprattutto una grandissima partita tua nel primo tempo, come ha dimostrato tutta la grande squadra. Due gol per te, assist, un gioco molto di sacrificio, anche di proponimento. Dici un po' qualcosa su questa partita che porta la tua squadra quest'oggi a essere capolista. Sì, niente, abbiamo iniziato bene, siamo andati subito forti in vantaggio. Non abbiamo sofferto niente all'inizio. È la prima partita per me con questa squadra, quindi mi sono andato bene, faccio i complimenti alla squadra, è una bellissima squadra. Poi alla fine siamo un po' calati, un po' per la concentrazione, un po' per il fiato, un po' perché faceva freddo, quindi siamo un po' calati, però alla fine il risultato è in cassaforte, quindi non c'è nulla da preoccuparsi, siamo una buona squadra. Senti, un esordio con tanto di cappello per te, pensi di poter assicurare qualche altra volta la tua prestazione a questi ragazzi? Sì, spero di sì. Se verrò chiamato sicuramente la mia presenza sarà assicurata. Un'ultima domanda per te, da esterno diciamo, quali sono i punti di forza e qualche punto di debolezza di questa squadra, se ci sono? No, punti di debolezza no, è una squadra molto equilibrata, sia in difesa, a centrocampo, in attacco, in porta c'è Curcio che lo conosco da tanto tempo, è bravissimo, Alessandro Olmo è bravo, giochiamo insieme in altri tornei e anche il resto della squadra. Una bellissima squadra. Va bene, tutto va bene per voi, 4 vittorie su 4, quindi niente da aggiungere, complimenti ancora. Inquadriamo Capitan Mario Barbieri, meglio per te che non si veda perché non sei un bello spettacolo, te lo assicuro. Paghiamo anche i 3 euro in più. Grazie Mario, in bocca al lupo alla squadra. Grazie a te. Ciao.